favoriscono un documento, dicono che parte appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscono un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento su suolo pubblico comune. Documenti non ce ne sono, e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge attorno ai garofani e alle gardene. Documenti non ce ne sono, quasi più niente da documentare, solo quel giorno di luna d'inverno, tutta la piazza più alto il suo fiore. Sì, questa diciamo è una visita che è la sua seconda edizione. Abbiamo già fatto un'edizione l'anno scorso, e nella quale per presentare la rivista REM facciamo questa escursione in barca, alla quale abbiniamo un concerto e la presentazione della rivista. Quindi è diciamo una sinergia, una collaborazione fra tre associazioni diverse che sono il gruppo redazionale della rivista REM, l'associazione I Druidi di Loreo e l'associazione naturalistica sagittaria, che è quella per cui io lavoro e per la quale offro il mio contributo nella realizzazione di questa della giornata di oggi. REM nasce ad Adria. Adria è da sempre considerata giustamente la porta del Delta del Po. Noi poi siamo molto legati come persone, insomma, a questa straordinaria zona, per cui cerchiamo sempre in ogni nostro numero che ci sia una qualche evidenza che riguardi questo territorio. E comunque REM ha l'ambizione di intervenire con i suoi articoli, con le sue sezioni che sono dedicate a vari aspetti culturali della vita sociale, ha l'ambizione di coprire tutto il territorio del Polesine. Tutte le volte che un gruppo di persone si mobilita e cerca di dare vita a una realtà, lo fa con questo spirito, e cioè di creare coesione sociale. Però aggiungerei una cosa, e cioè un pochettino io penso che grazie ai microcosmi. I Druidi è un microcosmo, il Polesine è un microcosmo, il Delta è un microcosmo, però se noi ci lavoriamo seriamente su un microcosmo, e ne facciamo tanti di microcosmi che funzionano bene, allora il macrocosmo, che è l'universo, potrebbe, cioè non può che giovarne. Favoriscono un documento, dicono che parte appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscono un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento su suolo pubblico comune.